Buongiorno! Oggi puntata dedicata alla manutenzione del camper. Quando ho acquistato Arturo, non mi sono accorto, di un piccolo dettaglio, un grande dettaglio in effetti, che è quello dello scarico. E la linea di scarico del camper è praticamente marcia. Dopo il primo viaggio di 700 km, la parte centrale della marmitta si è aperta in due. Andando sotto a vedere in dettaglio, ho visto che ci sono state delle riparazioni eseguite in maniera, diciamo, momentanea, però queste riparazioni non vanno a sigillare completamente tutta la linea di scarico. Questo fa sì che tutti i fumi di scarico che fuoriescono da queste crepe, oltre a portare un rumore quasi assordante quando sei in marcia, ma è impossibile praticamente aprire i finestrini perché si crea una turbolenza e tutto quello che è il fumo che dovrebbe andare nella coda del camper rientra dentro nella cabina e quindi è praticamente impossibile viaggiare. Io mi immagino d'estate con 40 gradi fuori a viaggiare, magari in autostrada 80, 90, 100 all'ora, l'odore che si crea all'interno, visto che è un camper appunto del 92 e non ha il climatizzatore. Adesso vi porto fuori con me, andiamo a vedere lo scarico che è montato su. Lo scarico nuovo è arrivato, è uno scarico di concorrenza, non è uno scarico originale. Dopo 30 anni dubito che ce ne siano ancora originali. È uno scarico che è stato fatto sui progetti dello scarico originale. Sicuramente non sarà perfetto. Vediamo assieme il montaggio dello scarico. Ok, questa è la situazione dello scarico attuale. Come vedete qui c'è già una crepa, qui è stata fatta una riparazione. E anche qui è stata fatta una riparazione. Il pianale sotto dovrebbe essere bianco, almeno i longheroni dovrebbero essere colorati di bianco, ma dubito che questo scarico si sia rovinato da poco tempo, mi sa che è parecchi chilometri che viaggia così. Qui nei punti dove ci sono i dadi, ieri sera avevo già ben irrorato con il WD-40 in modo tale che si sciogliesse la ruggine. Non è messo proprio benissimo. Bene, andiamo a rimuovere il vecchio scarico e proviamo a montare quello nuovo. Completamente tutto arrugginito e marcio qua sotto. Adesso vado a togliere gli anelli di tenuta dello scarico e proviamo a estrarre i primi due silenziatori. Piccolo aggiornamento, stamattina non ho ripreso l'ultima ora di lavoro perché ho avuto un piccolo problema con il primo silenziatore, cioè quello più vicino al motore, e purtroppo con l'età, la pioggia, l'umidità, eccetera,
la parte, diciamo, che va a collegare i due tubi, cioè quello del collettore di scarico e quello del primo silenziatore, era completamente saldata dalla ruggine. Quindi mi sono armato di un amico molto speciale. E ho praticato un'incisione per riuscire ad allargare il ferro ed estrarre il silenziatore. Sarebbe stato molto più comodo un ponte o una buca d'officina, quello sì. Diciamo che con qualche piccolo accorgimento ce l'ho fatta. Adesso vi faccio vedere il primo silenziatore. Ecco, questa è la parte posteriore, come vedete è completamente tagliata in due dalla ruggine. Invece il taglio che ho dovuto fare è stato questo, perché qui dentro c'è ancora traccia di ruggine, lì dentro era completamente pieno. Diamo una pulitina al collettore, così togliamo un po' di ruggine, il nuovo scarico dovrebbe andare su tranquillamente e finiamo di smontare il resto. Scarico tolto. Queste sono le condizioni finali dello scarico. Ruggine, 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 ruggine. Qui ho tagliato io per essere un po' più veloce. Rattoppi. Ruggine. Rattoppi e ruggine. Questo qui era bucato. Infatti si vede anche un po' di fumi di scarico, ruggine, ruggine, ruggine. Sì, molto probabilmente questo scarico viaggiava così da veramente parecchi anni barra chilometri. E non è stato semplice. Ho utilizzato appunto il flessibile per agevolarmi un po' nelle operazioni diciamo che è andata. Montiamo lo scarico nuovo. Mettere in moto Arturito con lo scarico nuovo e testarlo. Considerazioni finali. Allora, lo scarico sembra di buona qualità. Ci sono due cose che mi lasciano un po' perplesso, che sono
due anelli di tenuta dei gommini, quelli che vanno a sorreggere lo scarico, lo ammortizzano un pochino. Questi due anelli, non gli anelli in gomma, ma diciamo i supporti per gli anelli, sembrano un po' corti, stanno veramente a filo. Ho provato a fare un giro e sembra tutto quanto ok da quel punto di vista. Proverò in futuro con salti, buche, eccetera, per vedere se questi anelli tengono. Comunque, dallo scarico precedente mi sono tenuto tre di questi anelli in gomma che sembrano ancora buoni. Gli altri tre li ho eliminati perché erano crepati. Un'altra delle due cose che mi lascia perplesso è il fatto che lo scarico non fuoriesce dalla sagoma, come anche quello precedente, quindi diciamo che non è così grave. Appunto, con questo giro che ho fatto, ho provato a tenere il finestrino aperto, non ho sentito gas di scarico all'interno, quindi va già bene. Alla prima occasione utile proverò in autostrada a vedere se abbiamo risolto almeno il problema. Il fatto che non fuoriesca dalla sagoma è risolvibile. Ho una prolunga che avevo acquistato dello stesso diametro del finale dello scarico. Eventualmente, se dovesse ripresentarsi il problema dell'odore all'interno della cabina, andrò a installare questa prolunga. Attrezzi che servono per andare a installare lo scarico. Sono chiave da 17, io ho utilizzato una chiave fissa, una chiave a bussola per andare a togliere i vecchi supporti che andavano a stringere le varie parti dello scarico. Ho utilizzato il flessibile un po' per tempo e un po' per il fatto che la ruggine aveva saldato praticamente tutte le parti mobili e tanta pazienza. Purtroppo su mezzi così che hanno 20, 25, 30 anni alle spalle, ruggine, umidità, acqua creano dei danni, come nel caso avete visto lo scarico era praticamente marcio. Lo scarico lo trovate su eBay, costa poco più di 100 euro, ci sono tutte quante le caratteristiche descritte dal rivenditore di eBay. Adesso lo testeremo con il tempo e vedremo se sarà stato un acquisto valido. Io vi ringrazio, come al solito vi invito a seguirmi, se il video vi è piaciuto, lasciare un commento e ci vediamo alla prossima. Ciao!